parlare della foresta francese all'interno della foresta di Citeaux è straordinario, significa parlare dell'origine della gestione forestale in Francia. Alcuni numeri ne danno una fotografia chiara. La foresta francese ha 14 milioni di ettari coperta, quindi rappresenta quasi un quarto dell'intera superficie della Francia, quindi un territorio immenso. È gestita al 100% in maniera sostenibile. Ogni pianta tagliata viene sistematicamente riforestata. Siamo ancora all'ombra, è passato quasi un secolo, 120 anni probabilmente dall'origine di questa particella. Tra pochi anni inizierà la fase finale della gestione forestale, quindi si inizierà a far entrare la luce, quindi si diraderanno, si toglieranno le piante più piccole, la luce entra e tocca direttamente gli esemplari migliori, li bagna di luce, germoglieranno ghiande, le ghiande cadranno a terra e dalle piccole ghiande che circondano questo esemplare nasceranno i figli, sarà l'inizio di una nuova generazione. Siamo nel 1098, un monaco, Roberto di Molesme, assieme a 21 compagni, arriva in Borgogna provenendo dall'abbazia di Cluny e si ritira in preghiera e in lavoro secondo i dettami dell'ordine del Benedettino. Qua a Citeaux costruisce una grande abbazia e inizia una coltivazione della foresta destinata a durare per secoli. Benvenuto caloroso in Borgogna, ci troviamo all'interno di una foresta si chiama Domigny, una foresta di stato demaniale. Nella foresta coltivare rovere significa gestire un ciclo di coltivazione che varia tra i 150 e i 180 anni. David Chavot, che è il direttore dello stabilimento di Fontaine. Abbiamo deciso di fare un taglio su quarto e di prendere un tavolo qua, un tavolo qua. E Bruno Perrier, che è il nostro esperto forestale, che guida le squadre che tutte le mattine di buon'ora, a partire dalle 5 del mattino, iniziano la loro attività di foresta. Le bois, c'est un matériau très noble, il met de nombreuses années à pousser. Ici, je suis en train de toucher un arbre qui a près de 200 ans. 200 ans, ça représente de nombreuses générations. Et beaucoup d'hommes ont travaillé cette partie de la forêt pour arriver à nous, les derniers qui vont récolter ces arbres, à voir tout le fruit de leur travail. Donc, le prix n'a pas d'importance, c'est la valeur sentimentale des choses, c'est une question de philosophie. L'attività di Margaritelli in Francia, come David ha detto, si divide in due parti molto separate tra loro. C'è una parte che avviene all'interno dello stabilimento di Fontaine, come parte industriale, ma c'è un'altra parte in parallelo con squadre di uomini diverse, con logiche di lavoro diverse, che è all'interno della foresta. Bel arbre de la forêt qui t'entoure et tu fais la chose suivante. Tu mets bien tes pieds contre le bas du tronc et tu mets bien ton dos et ta tête contre.
tu vas voir, toute la puissance du chêne va rentrer en toi. Et après, t'es plus jamais fatigué. D'accord ? T'as retenu ? Oggi abbiamo visto in foresta alberi che in piedi sono stati gestiti da 200 anni attraverso 7 generazioni di persone e poi tutto un ciclo. Man kann wirklich sehen, dass die Firma Margritelli vom Sprössling bis zum fertigen Produkt eigentlich alles fertig. Ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass überhaupt einen Eichbaum oder einen Eichenwald zu bewirtschaften doch so viel Arbeit ist. Die Verwertung des Holzes insgesamt, zu schauen, was kann ich alles aus dem Baum machen, dass ich nicht nur das Schönste rausnehme, sondern dass ich versuche, wirklich eine Verwertung von allem, was mir die Natur hier zur Verfügung stellt, an Holz dann auch zu verwenden. Das ist einfach ein hohes Maß an Respekt. Ich bin der Meinung, es steckt sehr, sehr viel Liebe drin, was man mit jedem einzelnen Handgriff in der Produktion, vom Pflänzling bis zum fertigen Produkt sieht. Der Respekt vor dem Holz ist wirklich sehr, sehr klar spürbar. Thank you very, very much. Thank you. Genau. Shall I translate for you? Adieu, j'ai vendu. Si vous voulez des bruits d'animaux, il n'y a pas de problème. Et le chien Dominique. Le sanglier. Le cerf qui brame à la période des animaux. Grrrr.
toutes les biches lors de la période des amours, ou le bruit de la souris pour attirer le renard. Voilà pour les animaux sauvages. Oh, oh. Allez, t'es tombé!